Holy Shoes, allora Luigi Di Capua, dopo i Pills, ecco di qui per il tuo esordio da regista. Sì. Quindi innanzitutto raccontaci questa storia particolare e questa scelta soprattutto delle scarpe come tematica, ma soprattutto le scarpe legate al desiderio, che poi è la tematica centrale di queste due o quattro storie. Allora sì, la storia nasce da un rapporto che ho sempre avuto particolare con gli oggetti, e da ragazzino molto con le scarpe nel luogo dove sono cresciuto io è sempre stato uno status symbol, per eccellenza, specialmente quando sei ragazzino. Ho sempre desiderato un paio di scarpe che erano le Squalo, le Nike Squalo, e i miei genitori non me le hanno mai comprate. Mi ricordo che una volta un ragazzino della mia classe si era comprato quelle scarpe e qualche giorno dopo l'hanno aspettato fuori scuola e gliel'hanno tolte. Questa immagine, che poi anche dentro il film mi è rimasta fortemente in testa, mi sembrava un'umiliazione grottesca, anche un po' comica. Questa cosa è rimasta dentro di me per tanto tempo, finché poi ho avuto un click importante quando una persona che delinqueva mi ha detto che lui delinqueva per non tanto per far campare la sua famiglia, ma per comprare le Jimmy Choo a sua moglie. Questa cosa mi ha dato un click, mi è sembrato un'ulteriore idea grottesca di come si sta al mondo, di sottoponiamo le nostre vite per cosa, per quale motivo. Quindi la domanda nasceva questo: ma perché lo facciamo? Perché abbiamo bisogno di questo per definirci nel mondo? E la scarpa è un simbolo che ho trovato, il simbolo più vicino a me, con cui volevo raccontare anche questo, cioè quello di cui anche tu parli, il desiderio. È un simbolo del consumismo moderno, sì, diciamo. Sì, no? Diciamo il desiderio, però poi è sempre, cioè c'è una lettura al di là, oltre dell'aspetto sul consumismo, c'è un aspetto legato sul tema di desiderio e identità. Cioè, più tu desideri, più in qualche modo metti in pericolo la tua identità. Che noi pensiamo sempre che il desiderio sia qualcosa di intimo, profondo, no? Sai, dici, ma questo lo desidero, viene dalla mia pancia. Non può che essere autentico. Invece, quello che noi vediamo spesso, che non ci rendiamo conto, è che tanti desideri sono condizionati da quello che noi abbiamo attorno. Siamo animali sociali, guardiamo gli altri, desideriamo quello che desiderano gli altri, no? E i comandamenti, ci sono ben due comandamenti sul desiderio, no? Non desiderare la donna d'altri, non desiderare le cose degli altri. Il desiderio, all'interno del desiderio, che è una cosa che è ovviamente una spinta propulsiva magnifica, bellissima, cioè non potrei nemmeno immaginare come si potrebbe vivere senza desiderio, io perlomeno. Però chiaramente è anche molto pericolosa, come è anche un traino molto pericoloso, perché a volte ci espone al mondo talmente tanto da poterci far perdere all'interno di esso. E invece, parlando appunto del film, che è scritto tra l'altro con il tuo compagno di merende Luca Vecchi, Grazie per il compagno il di merende. soggetto, beh, però riferimento che Sì, ci a sta, voglia, insomma. assolutamente, assolutamente, me lo prendo. Io E chi sono, Pacciani o Vanni? esatto, quello lo lasciamo dire al pubblico. Avete scritto questa sorta di black comedy noir. Ci sono un po' vari generi, no, che avete affrontato. Quindi raccontiamo anche la scelta di voler raccontare questo desiderio, che si poteva fare magari in tanti modi, però avete scelto una strada ben precisa, anche in una Roma diversa magari da quello che siamo abituati a vedere. Sì, sicuramente, appunto, parto un attimo dalla questione di Roma, perché il film è stato scritto da una parte attorno all'idea delle scarpe e del rapporto, ma anche molto dal rapporto tra il
gli esseri umani e la città, nel senso che sono persone profondamente sole. Ho scritto questa sceneggiatura in un momento in cui la cosa che più mi catturava, mi incuriosiva, era camminare per strada e guardare le persone attorno a me, e, come dire, essere incuriosito dall'idea del fatto che ognuno di queste persone portasse con sé una tragedia, un dramma invisibile agli altri. Quindi c'è anche molto ritratto di Roma. Questo è un aspetto di questa città che io sento molto, molto forte, che è le tante facce di questa città, le tante anime che abitano questa città. E quindi mi piaceva l'idea di incrociare storie che fossero appartenenti a microcosmi completamente diversi uno dall'altro. E invece la cosa che mi avevi detto prima, qual era la domanda, la prima domanda? Il misto generi. Il misto generi, questo è una cosa completamente, diciamo, non voluta, nel senso non voluta, è figlio di un tipo di scrittura che nasce dall'influenza che ho di tanti generi differenti. Quindi io amo tanti generi diversi, e quindi probabilmente nella scrittura è venuto naturale inserire tutti gli aspetti. A volte soffro un po' quando i film hanno soltanto un'unica tonalità. Mi piacciono i film che hanno più tonalità, mi piacciono i film che riescono a mischiare tonalità differenti. E quindi automaticamente penso che sia venuto naturale ficcare dentro tante cose differenti. Ecco, e invece, visto che appunto si parla di scarpe, qual è il tuo personale rapporto con le scarpe? Pure tu ne sei ossessionato oppure? Non ne sono ossessionato dal punto di vista di prendere delle scarpe molto costose, però sì, da sempre ho avuto un rapporto viscerale con le scarpe, nel senso che mi piace consumarle. Mi piace avere degli oggetti addosso che dopo un po' si consumano, mi piace tenerli addosso anche consumati. Mi piacciono gli oggetti che raccontano, cioè tipo, che ne so, delle scarpe con cui dico: ah, questo ci ha fatto tipo questi concerti, questi festival, cioè cominciano ad avere una... E riesci a ricordarti una storia? Beh sì, perché non ho tante scarpe, cioè le ho niente, poi ho un paio di scarpe che compro e ci metto un po' a scegliere il modello. Quando lo compro, tipo, tendenzialmente lo consumo per l'anno successivo, finché non cade a pezzi e finché la gente mi dice: ti prego, anzi mia madre tendenzialmente mi dice: ti prego, per favore, vatti a cambiare quel paio di scarpe, perché cioè sembri un barbone. E io dico: ma è proprio quello che voglio dare? Una sorta di retaggio adolescenziale quasi, no? Sì. Una scarpa consumata. Sì, sì, infatti sì, sì. Sì, io vengo dal microcosmo del punk, quindi chiaramente di quel mondo conservo anche quell'amore anche per le cose consumate, e anche un odio per il consumismo, insomma, un senso di prigionia che sento nei confronti del consumismo, una voglia di liberarsi da ogni forma di micro schiavitù a cui siamo sottoposti. Ecco, parlato di punk, quindi mi dai là per parlare anche delle musiche del film, che hanno anche la loro importanza e soprattutto una scelta musicale non scontata, direi. No, questo ti ringrazio. Sicuramente le musiche ce l'avevo in testa da quando stavo scrivendo, poi con Federico Bisozzi, che è il compositore, lui ha creato questa colonna sonora che era finalizzata a cosa? Finalizzata a mettere all'interno del film un ulteriore layer, cioè non fare un film sul contemporaneo utilizzando brani contemporanei, ma invece che fosse quasi in contrasto, qualcosa che fosse quasi sacrale, alto, no? Qualcosa che un occhio quasi che guardasse i personaggi dall'alto, che desse la sensazione al film di avere un occhio spirituale, insomma, sulla condizione umana a cui questi personaggi si sottoponevano. E tra l'altro, per questa che comunque ricordiamo è un'opera prima, oltre al fatto di essere andato anche al Festival di Torino, quindi insomma che
non è propriamente una cosa da tutti al primo colpo, ha avuto anche a disposizione un cast notevole, no? Da Simone Liberati a Carla Signoris, a Isabella Briganti, fino anche ad un Roberto De Francesco, diciamo, diverso da come siamo abituati a vederlo, sì. No? Esatto, quindi parlaci anche di questo cast strepitoso che hai avuto. Me lo sono capato piano piano, ho cercato di... insomma, quando fai un'opera prima, nonostante venissi a The Pills, e questa cosa sicuramente mi dava una forma di credibilità, però poi il film portava poco, diciamo, dal punto di vista di genere rispetto alla storia del percorso di The Pills, quindi non è che era così facile da un momento a un altro avere subito l'attenzione degli attori, insomma, si devono fidare. Lo script credo che fosse molto buono, già parlava molto, quando se riesci... Insomma, il copione ci ho lavorato tanto ed era minuzioso, pieno di dettagli, quindi alla lettura vedevi, percepivi, insomma, che c'era una persona particolarmente ossessionata con questo lavoro. E penso che questo senso di ossessione è quello che mi ha permesso di avere credibilità agli occhi delle persone che poi hanno scelto di salire a bordo. Tra cui anche, ha avuto anche un cameo importante... nel ruolo del rapper Di Draftgold. Sì, sì. Mi piaceva moltissimo poi Draftgold, perché non era, diciamo, aveva un atteggiamento molto strafottente in un modo però più puerile, più bambinesco, non maschile, non cattivo, non da rapper, diciamo, aggressivo, quasi un po' più da bambinetto stronzetto, e mi piaceva molto. Stava benissimo, insomma, era fighissimo. E qui, insomma, hai avuto un feedback. Sì, sì, lui è stato bravo, si è preso benissimo. Sì, sì, però è stato anche molto professionale. Ci siamo visti prima, abbiamo rivisto insieme le sue scene e abbiamo rilavorato sulle scene insieme a lui. Quindi è stato sveglio comunque. Ecco, e al di là che noi veniamo tutti, insomma, dai, siamo amanti dei B-movie, no? Dopo anni di stracult, se dovessi dire invece quali sono i tuoi però riferimenti registici, che non necessariamente rispecchiano quelli. No, no, ma guarda, ti dico, poi nel senso, penso che l'opera prima, se ci sono dei, ogni tanto le opere prime sono molto derivative, perché poi tu le fai e metti dentro il tuo primo film anche tante delle cose che ti sono piaciute di più nel corso del tempo. Sicuramente poi è strano, perché quando tu pensi di essere una cosa, poi magari invece fai il film e ti rendi conto di essere un'altra cosa. Quindi i miei riferimenti per questo film sono stati Inarritu, i primi tre film di Inarritu, e sicuramente anche qualcosa dei Safdie Brothers, che insomma, di cui ho amato molto i film negli ultimi anni. Però poi ci sono anche tante altre piccole influenze, tante piccole cose. C'è anche un po' questo film che si chiama Sotto il sole di Roma, che è un film degli anni 50, dove c'è la storia di questo ragazzino che va alla Marana e si perde, le lascia le scarpe alla Maranella, e quindi poi deve ricomprarle, le va a rubare insieme agli amici in un negozio di scarpe, dove c'è tra l'altro un Alberto Sordi, esatto, che fa la sua prima performance. Quel tipo di narrazione molto essenziale mi è sempre piaciuto da morire, mi è sempre fatto volare tantissimo, e quindi ho sentito la voglia di subito, immediatamente, cioè, l'ultima storia che ho scritto era quella di Filippetto, ed era la più semplice, la più essenziale, la più asciutta. Quasi un omaggio, direi, a Sotto il sole di Roma. Sì, ma un omaggio non ti direi, perché poi omaggio sembra... cioè, nel senso... sì, poi là, diciamo, poi la storia parla di tutt'altro. Certo. Però, ecco, sicuramente sì, sì. Oh, e poi in Italia il paradosso è che è diventato, non dico semplice, però più facile fare l'opera prima che l'opera seconda, perché diciamo all'opera prima ci arrivano in tanti, all'opera seconda però poi la metà non ci arrivano. Tu a che punto sei con il tuo secondo film? Io ho già scritto il secondo film, quindi mi auguro... Su che genere siamo, dai? Sempre... Se non vuoi spoilerare. È una dark comedy. Quindi mi riapproprio un po' più di un tono leggero, però in realtà
No, è un film che continua ad attraversare e a trattare del tema del desiderio e dell'identità, che sono due tematiche di cui parla anche questo film e che continuano a essere una cosa su cui mi interrogo. Quando vedremo se spera questo secondo... Boh, speriamo non tra 4 anni, no, spero in realtà io... Vorrei provare riuscire a girarlo proprio l'anno prossimo. Ma vedi, va bene, allora produttori all'ascolto, Luigi è disponibile, insomma, ma sì, sicuramente poi, adesso con l'uscita in sala di poi questo... Il copione canta, quella è l'unica cosa che è importante, devi scrivere un buon copione, anzi io scrivo un copione da paura per riuscire a catturare l'attenzione dei produttori. Penso che magari a volte si arriva tanto stanchi, no? Dopo il primo film, magari si è molto stanchi, si è fatto tanto... Quando esce il film ci si sente già arrivati, no? Invece io non mi sento per niente arrivato, anzi sento... Cioè, ho pianificato i prossimi 4 film, perché per me questo comunque è un lavoro, non è velleità. E senso... la tua meticolosità si vede tutta nel film, che assolutamente consigliamo di andare a vedere. Quindi per chiudere... se dovessi dire una cosa che speri che poi il tuo pubblico apprezzi del film, cioè qual è la cosa che più vorresti che il pubblico, come dire, si ricordasse al di là delle scarpe, insomma. Le scarpe, cioè che ricordiamolo, tra l'altro le scarpe sono inventate, mi divertirebbe se uscendo dal cinema cominciassero a guardare un po' più le scarpe intorno a loro, cioè se notando le scarpe, come dire, se questo film gli riuscisse a sbloccare un'attenzione verso qualcosa a cui magari hanno dato poca importanza fino a quel momento. Benissimo, e allora facendo il nostro in bocca al lupo per l'uscita e in attesa dell'opera seconda, che sarà più complicata ma secondo me è ancora più soddisfacente, vediamo, ci proiettiamo nel futuro. Assolutamente, allora sempre. Ricordiamo l'uscita al cinema 4 luglio, cinema e anche sia sala cinematografica che anche arene. Il biglietto sta a 3,50 euro, quindi voglio dire, se andate alle arene potete pure bervi le birrette e fumarvi le sigarette, voglio dire, più di così, cioè, si muore. Perfetto, allora grazie e complimenti.